Giuseppe Burgio, Giuseppe Piani, Salvatore Surolo, Pietro Scaglione, Antonino Lo Russo, Vincenzo Riccardelli, Giovanni Stampinato, Calogero Morreale, Gaetano Cappiello, Francesco Ferlaino. Mattina d'Avellino, stiamo scrivendo una bella pagina di storia. Il messaggio che arriva da questa piazza è che già quotidianamente si fa tanta antimafia nei luoghi, nei posti educativi, nei luoghi dove si fa partecipazione, e che questo popolo ha bisogno di camminare insieme, di farlo per vedere che è possibile sconfiggere le mafie attraverso un lavoro collettivo. Noi oggi abbiamo dimostrato che si può fare, ma oggi non ci fermiamo, anzi ripartiamo da questo 21 marzo per fare di ogni giorno una nuova primavera. Studenti, associazioni, sindacati, sindaci, l'Irpinia aderisce in massa alla giornata in ricordo delle vittime della mafia organizzata da Libera. In migliaia hanno ingrossato le fila del corteo, partenza dallo stadio Partenio, arrivo a Borgoferrovia, nei pressi dell'Isochimica, luogo simbolo del capoluogo. Dal palco, in contemporanea con le altre città, vengono letti i nomi di chi per colpa dei clan ci ha lasciato la pelle, vittime innocenti dell'arroganza mafiosa, ma il corteo è festoso e colorato. Si canta e si balla, perché è festeggiando la vita che si risponde a chi semina paura e morte. La strada, i fiori più belli non sono quelli di Serra e va più su, più là, contro vento e va. I messaggi sono tanti, perché il posto è simbolico e l'isochimico è una ferita nella carne viva della nostra provincia, soprattutto l'indifferenza che c'è stata in passato e, come dire, il fatto che nessuno sa niente, sa come bonificare, non c'è la volontà di bonificare, quindi è una ferita. E questa è la mentalità mafiosa, insomma. I mafiosi non sono solo quelli che sparano, ammazzano, quelli purtroppo sono i peggiori mafiosi, ma c'è una mentalità diffusa, fatta di piccole corruzioni, di raccomandazioni, di ambiente calpestato per il profitto, che è la mafia più capillare, la mentalità mafiosa più capillare, e noi questa possiamo combatterla in maniera molto più efficace, perché è vicina a noi. Toccante la testimonianza di Antonietta Oliva, vedova di Pasquale Campanello, agente della polizia penitenziaria ucciso a Mercogliano sotto casa sua, un omicidio che a 23 anni di distanza ancora non ha un colpevole. Oggi però per me è una doppia emozione, stare qui insieme a Libera, vedere tutti quei semi che rappresentano un po' quegli ideali di Pasquale Campanello, i semi di giustizia, di libertà, di onestà, li vediamo qui tutti rifioriti, quindi per noi grande emozione ma anche grande soddisfazione. Per quanto riguarda la giustizia, è vero, passati tutti questi anni siamo ancora senza che ancora i mandanti e gli esecutori non stanno pagando ciò che hanno fatto, questo è vero. Purtroppo io dico sempre, lo Stato che non ha saputo proteggerlo, non è stato neanche in grado di assicurare alle patrie galere questi assassini. E noi oggi siamo qui, un motivo in più è chiedere giustizia insieme a tutta questa bella gente.